Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete potuto capire dal titolo, come ogni fine del mese sono qui per parlarvi dei miei preferiti del mese. In questo caso saranno i preferiti di settembre. Mamma mia, che strano pensare che siamo già a ottobre. Settembre è stato un mese stranissimo, è veramente volato, forse perché dopo i ritmi molto più calmi dell'estate e delle vacanze, settembre è stato decisamente più frenetico e soprattutto è stato un mix di temperature tra pieno agosto e dicembre. In un mese abbiamo praticamente attraversato tutte le stagioni, però allo stesso tempo è stato un mese di nuovi inizi, un po' come l'inizio dell'anno. So che non sono l'unica a pensare questa cosa, ma la maggior parte di voi pensano che il mese a determinare di più il nuovo anno sia settembre piuttosto che gennaio, perché dopo il rientro dalle vacanze ricomincia un po' tutta la routine e soprattutto la maggior parte delle volte ci sono anche delle grandi novità e io non vedo l'ora di parlarne insieme a voi, quindi direi di non perderci in chiacchiere e iniziamo subito col video. Partiamo come al solito dal film barra serie tv del mese e questo mese voglio parlarvi di una serie tv che ho già visto e rivisto ma che ho ricominciato insieme a Simone, quindi io sto facendo il rewatch mentre lui la sta guardando per la primissima volta in vita sua, ovviamente, ovvero Gossip Girl. Sapete che è una delle mie serie tv preferite in assoluto proprio. Mi piace tantissimo, non sto qui a parlarvi della trama perché penso che bene o male tutti l'avranno vista almeno una volta nella vita o almeno sapranno di che cosa si tratta, di cosa parla. Devo dire che sono rimasta piacevolmente stupita dalla reazione di Simo perché inizialmente era un po' titubante nell'iniziarla, giustamente anche perché poi mi sono messa nei suoi panni e ho pensato perché dovrebbe mai iniziare a guardare una serie che come titolo si chiama Gossip Girl, cioè sembra una serie indirizzata alle femmine e basata principalmente sui gossip appunto. Invece è super interessante, super intrigante, ti tiene proprio incollato allo schermo e soprattutto, nonostante sia molto leggera, manda anche dei bei messaggi, quindi secondo me è una delle serie migliori che esistano, veramente è fatta benissimo, curata nei minimi dettagli. Io ogni volta che guardo questa tipologia di serie, soprattutto così lunghe, perché Gossip Girl, per chi non lo sapesse, ha 7 stagioni da tantissimi episodi l'una e che durano anche molto, mi chiedo come faccia lo sceneggiatore, cioè mi metto proprio nei panni dello sceneggiatore, perché io a una certa andrei proprio in palla, cioè non capirei più niente rispetto a tutti i collegamenti, perché è veramente ingarbugliata, succedono tantissime cose in una sola puntata e a una certa io esaurirei la fantasia, cioè non saprei più che cosa poter far accadere all'interno della serie. Invece ogni volta questa ti stupisce in ogni episodio, quindi nei prossimi mesi sappiate che sicuramente in concomitanza con altre cose che guarderò ci sarà Gossip Girl che continuerò insieme a Simo. Passiamo poi al capo del mese e come vi ho detto prima questo settembre è stato un mese che ha avuto al suo interno tutte quante le stagioni, perciò non ho saputo scegliere un capo nello specifico perché siamo passati dai 35 gradi ai 12 gradi letteralmente, però vi faccio vedere due tipologie di capi essenziali per me. Sapete che io non vi faccio mai vedere cose chissà quanto elaborate perché sono una persona estremamente semplice anche nei gusti, quindi mi vesto in modo estremamente semplice, però per me sono veramente capi essenziali che si possono abbinare a qualsiasi cosa, che sono super comodi e da quando ho cominciato a vestirmi così con cose tutte uguali, cioè lo stesso identico modello ma di diverse colorazioni, mi trovo molto più a mio agio perché appunto è un modello che so che mi piace e che quindi indosso sicuramente. Ci metto pochissimo a scegliere cosa mettermi. Per la prima parte del mese vi mostro queste due canottierine che ho preso da Zara e queste qui le ho prese proprio a inizio mese, quindi a settembre. Sono super super classiche, me le avete viste entrambe indossate se non sbaglio, non nell'ultimo video ma nei due precedenti, sia questa qui bianca a costine, non so se si vede, comunque semplicissima, non so che dire, è leggermente più scollata rispetto alle classiche canottiere di Zara che si vedevano girare moltissimo nell'ultimo anno, quindi quelle super accollate, ma mi piace tantissimo anche questo modello, devo ancora capire quale dei due mi valorizzi di più, mentre la seconda colorazione è questo verde militare bellissimo che è super in palette per quanto mi riguarda. Mentre per quanto riguarda la seconda parte del mese, quindi quella un po' più invernale, vi mostro sempre di Zara perché dovete sapere che la maggior
parte dei vestiti li compro da Zara, dei body, anche qui in questo caso ve ne ho presi due come esempio, ma ne ho in tantissime colorazioni. E nell'ultimo anno e mezzo mi sto trovando veramente benissimo con i body, perché almeno non mi escono dai pantaloni, siccome mi vesto sempre con le magliette molto strette, molto attillate sopra, mentre sotto metto solitamente dei cargo o comunque dei jeans, dei pantaloni un po' più larghi. E stare lì a infilare la maglietta nei pantaloni è una cosa che io odio, e poi di solito si creano sempre delle gobbette, degli effetti strani che non mi piacciono, mentre coi body questo rischio non c'è, perché si possono allacciare e rimangono ben tirati sulla pancia. Questo modello in particolare credo che sia il mio preferito, non so se si riesce a percepire il materiale, però è leggermente più lucidino e molto elastico. Non ho idea di che materiale sia, non so spiegarvelo in termini tecnici, però questo è il mio preferito per quanto riguarda come mi fitta, sempre verde militare, mentre un altro fatto nello stesso identico modo ovviamente, semplicemente di un altro materiale, quindi questo proprio in cotone, più morbidino, di conseguenza anche leggermente più trasparente, un po' meno attillato perché è un po' più morbido, però è comunque molto stretto, ovviamente dipende dalla taglia che volete prendere. E questo qui io ce l'ho beige, ma ce l'ho anche di altri colori, e nella vita di tutti i giorni, a meno che io non debba andare a un evento, a una festa particolare, dovete sapere che io mi vesto letteralmente così, cioè io ho tutto il mio intero armadio così. Infatti Simo mi prende in giro perché mi dice che sono estremamente noiosa quando vado a fare shopping, e a lui non piace accompagnarmi perché non compro mai nulla di diverso dal solito, ma a me è una cosa che piace molto in realtà, quindi non la vedo come una cosa negativa. Gli spizietti che io mi tolgo quando vado a fare shopping appunto sono questi. Poi passiamo all'accessorio del mese. Anche qui gli accessori li divido in due parti, quindi la prima parte del mese, quella un po' più estiva, e indubbiamente vi faccio vedere queste mollette per capelli, le classiche pinze per legare i capelli, però un po' più particolari, cioè molto più aesthetic, eleganti, carine, sfiziose. Hanno veramente spopolato tutta l'estate, io le vedevo letteralmente da chiunque e non sapevo mai dove trovarle, e un giorno le ho cercate su Amazon e le ho trovate a pochissimo prezzo, veramente. Ad esempio io ho comprato un pacchetto da 4, quindi erano vendute tutte quante insieme e costavano tipo 11 euro. Se siete interessati, come al solito vi lascio il link del pacchetto che ho comprato io nell'info box. Il mio pacchetto in particolare è composto appunto da questa qui bianca e gialla, che vabbè è quella che ho usato di più perché sapete il mio amore per il bianco, che è il mio colore preferito in assoluto. Non si nota dalla mia camera, assolutamente, e soprattutto è anche super in palette. Poi questa qui lilla e viola, questa qui arancione e rossa, e infine questa fucsia e sempre gialla all'interno. Molto molto carine, bellissime, anche da appendere alla borsa magari quando si vogliono sciogliere i capelli e non si sa dove appoggiarla perché magari è un po' ingombrante, si appende alla parte laterale della borsa e fa lo stesso un bellissimo effetto, quindi è veramente un accessorio a tutti gli effetti. E per quanto riguarda la seconda parte del mese, vi mostro indubbiamente gli orecchini, i miei amatissimi orecchini, che sono super super richiesti dalla maggior parte di voi. Mi chiedete tutti dove io compri questi bellissimi orecchini grandi. I primi che vi faccio vedere sono questi, che mi avete già visto indossare sempre negli ultimi video qui su YouTube, e sono letteralmente delle palline. Dico letteralmente perché non sono solo dei cerchi, ma proprio anche di profilo, sono fatti in questo modo e addosso mi piacciono tantissimo. Poi appunto anche di profilo sono belli perché sono pieni, non sono piatti. L'unica cosa è che devo dire questi sono un po' pesanti, cioè mi danno leggermente fastidio all'orecchio, si sentono dopo un po', e questi qui io li ho presi sempre da Zara. Poi invece vi faccio vedere sempre un altro paio di orecchini, nel mio caso dorati, ma questi qui sono sicura che li possiate trovare anche nella versione argento, e sono questi qui a forma di fiore. Guardate la bellezza, io li amo letteralmente, durante il mese di settembre li ho sfruttati tantissimo, mi piacciono davvero da impazzire. Vi ho fatto vedere questi in particolare perché sono il paio che ho utilizzato di più, ma in realtà questa pagina dalla quale li ho presi, che ha voluto farmi questo regalino, mi ha inviato 4 paia di orecchini e sono tutti bellissimi, quindi pian piano li sto sfruttando veramente tutti tantissimo. E la
pagina su Instagram, ve l'ho taggata varie volte, si chiama Battiti Gioielli. Passiamo al libro del mese. Questo mese, anzi in realtà a fine agosto, ho iniziato questo libro qui, ovvero Come non uccidere il tuo ex. L'ho trovato per caso, nel senso che molto spesso, soprattutto quando sono al mare, entro, o meglio entravo, nella libreria di Rapallo a fare un giretto e sfogliavo qualche libro. Questo mi ha incuriosito molto, quindi l'ho comprato e l'ho iniziato. Sono arrivata a pagina 61, poi mi sono stoppata perché appunto l'ho iniziato quando ero ancora in vacanza, mentre adesso, con tutta la frenesia di Milano e dei ritmi autunnali, faccio un po' più fatica a trovare del tempo per leggere. Poi comunque io in generale di base sono molto lenta a leggere libri perché la mia dislessia non contribuisce con questa cosa, però voglio assolutamente continuarlo nei prossimi mesi. Quindi ecco, sicuramente non avrò un nuovo libro ogni mese da farvi vedere, perché non riesco a leggere un intero libro in un mese, perché appunto sono un po' lenta a leggere. Però per ora mi sta piacendo moltissimo e in breve vi faccio un piccolo riassunto. Parla di questo gruppo di 3 amiche, se non sbaglio, che sono andate a fare una serata e si sono ubriacate, quindi non si ricordano molte delle cose accadute durante quella serata. Comunque poi sono tornate nella loro roulotte e la mattina una di queste 3 si sveglia e fuori dalla roulotte trova il cadavere del suo ex marito e si impanica perché il giorno prima lei aveva litigato con il suo ex marito, però aveva dei vuoti di memoria davvero importanti riguardanti la sera prima e quindi le iniziano a venire dei dubbi e inizia a pensare di poter essere stata lei. Sveglia le sue amiche, chiede aiuto, non si sa se è stata una di loro oppure se qualcuno ha complottato contro di loro e ha fatto sì che il suo corpo si ritrovasse proprio davanti a dove loro dormivano, così da farle incolpare. Insomma, ancora non ho scoperto il finale appunto, quindi sono molto curiosa di continuare a leggerlo. Passiamo al prodotto make up e questo mese non vi farò vedere una nuova scoperta ma una riscoperta. Chi mi segue veramente dai primissimi tempi, ovvero dal 2016-17, si ricorderà che il mio mascara di fiducia proprio in assoluto è sempre stato il famosissimo I Love Extreme, quello tutto fucsia di Essence. Ebbene, questo mese l'ho voluto ricomprare perché mi ricordo che era un perfetto dupe del Bad Girl Bang di Benefit. Semplicemente costa tipo un terzo e oltretutto è sia vegan che cruelty free, perché alcuni di voi giustamente negli scorsi preferiti del mese mi hanno fatto notare che in realtà Benefit non è un brand vegano e cruelty free. Quindi appena mi è venuto in mente che una delle cose che uso maggiormente per quanto riguarda il make up è il mascara, e negli ultimi anni ho sempre comprato e utilizzato il Bad Girl Bang, allora ho preferito riscoprire questo mascara e ritestarlo per vedere effettivamente come mi trovassi. Rispetta in pieno le mie esigenze e mi dona l'effetto che io cerco, quindi di ciglia molto districate e molto allungate. Non so perché effettivamente io avessi fatto questo switch, siccome io già lo utilizzavo, forse perché era andato virale o comunque era appena uscito, adesso non ricordo. Io super curiosa ho voluto provarlo ed effettivamente mi ci sono trovata benissimo, perché non posso dire nulla, penso che sia uno dei mascara migliori in assoluto. Però questa secondo me è una validissima alternativa sia per risparmiare un pochino e poi soprattutto perché Essence è un brand totalmente vegano e non testa sugli animali, quindi se posso contribuire in qualche modo perché non farlo, perché tirarmi indietro, a maggior ragione perché sono già vegana per quanto riguarda l'alimentazione, quindi dove posso io contribuisco più che volentieri. Per chi non lo sapesse, si trova da OVS. Passiamo al prodotto skincare e questo mese voglio mostrarvi un prodotto che sto ancora testando, nel senso che è la primissima volta che lo uso, è la primissima boccetta che utilizzo, però l'ho già quasi finito, non so se si nota, comunque sono a questo punto, perciò il grosso l'ho già fatto fuori, e sto parlando di questo siero di Synergy Therm Cosmetics, non vorrei sbagliare la pronuncia, alla vitamina C. Allora, mi è stato inviato appunto dal brand come regalo e io, come al solito,
solito, siccome ho tanti prodotti che mi inviano ogni settimana, l'ho inserito all'interno del mio cassettino skincare e l'ho lasciato lì. Poi questo mese mi è finito il siero che utilizzavo. Io non ne uso uno in particolare specifico, ma appunto ne testo un po', e quindi ho aperto il mio cassettino per cercare se ci fosse ancora qualche siero rimasto che potessi incominciare a usare. Ho trovato questo qui. Appena ho letto vitamina C mi si sono illuminati gli occhi, perché in passato ho usato per forse un anno addirittura di fila consecutivo il siero alla vitamina C di Kylie Cosmetics, e appunto lo ricompravo in continuazione, e mi ricordo che tutti mi facevano i complimenti per la mia pelle e mi dicevano che non avessi mai avuto la pelle così radiosa, così luminosa. Infatti la vitamina C fa benissimo alla pelle, al viso, e io personalmente mi trovo veramente bene. Poi non so se c'è a chi fa più effetto e a chi meno, ma a me trasforma il viso la vitamina C, e quindi amo di conseguenza tutti i prodotti che la contengono. È idratante, rimpolpante, illumina molto il viso, ma non è troppo denso, non so come spiegare, cioè non mi fa uscire brufoli, anche perché appunto la vitamina C contribuisce molto anche alla riduzione dei brufoli o comunque delle macchie. Mi sta piacendo veramente moltissimo. Invece per quanto riguarda il prodotto hair care, questa qui non è assolutamente una novità, perché sono almeno 5 anni che utilizzo questo prodotto per i miei capelli. Tra l'altro mi chiedete sempre in tantissimi di condividervi proprio tutta la mia hair care routine, quindi magari vi farò proprio un video dedicato. Però all'interno di questo video voglio parlarvi di questo prodotto semplicemente perché durante l'estate l'ho utilizzato poco, perché d'estate io mi lavo i capelli tutti quanti i giorni, andando al mare tutti i giorni, e soprattutto non l'ho usata come maschera, ma le volte che l'ho utilizzata come balsamo, e sto parlando di questo prodotto qui di Garnier Fructis. Nello specifico io utilizzo da sempre quella alla papaya, ovvero quella riparatrice, però per un lungo periodo ho provato quella nutriente, se non sbaglio, comunque quella gialla alla banana, e anche quella per capelli ricci nel periodo in cui avevo ricominciato a farmi i capelli ricci, e mi sono sempre trovata benissimo con questa linea, sia di shampoo però in particolare di maschere. E appunto, come vi dicevo, io la utilizzo ogni volta che mi lavo i capelli al posto del balsamo, quindi proprio come se fosse un balsamo dopo lo shampoo. Prendo un po' di questa maschera, la tengo in posa e nel frattempo mi pettino i capelli, e dopodiché la sciacquo subito, quindi la tengo 2 minuti. Però a settembre ho ricominciato proprio a farmi gli impacchi veri e propri, che durante l'estate non ho proprio fatto in tempo a fare, nemmeno una volta. Tutta la loro linea, tra l'altro, è vegana e cruelty free. E io solitamente mixo 2 cucchiai di questa maschera, più o meno, insieme a 1 cucchiaio di olio. A volte uso l'olio di oliva, a volte uso l'olio di ricino, insomma, e poi mischio tutto, applico sui capelli e ci faccio una treccia e tengo in posa questa miscela per qualche ora, o se riesco anche per tutta la notte. Siamo arrivati all'acquisto del mese, e nell'arco di settembre voglio parlarvi di un acquisto che non ho qui da farvi vedere, perché non l'ho fatto per me stessa, ma l'ho fatto per una delle persone più importanti della mia vita, ovvero mia zia. Mia zia era già da molto prima dell'estate, addirittura forse, se non sbaglio, da Natale, quindi da quasi un anno intero, che si lamentava del fatto che il suo telefono stesse iniziando a darle qualche problemino, non funzionava benissimo, si scaricava perché ormai la batteria era consumata. Allora, sul mio canale mia zia l'avete vista più che in ogni altro social, perché non le piace tanto farsi vedere, però comunque non la conoscete benissimo. Indirettamente dai miei racconti più o meno sapete che persona è, sapete che è una persona estremamente, fin troppo, anzi veramente eccessivamente altruista. Ha sempre 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 aiutato tutti, sbagliando, perché purtroppo essere troppo buoni è un difetto tanto quanto esserlo troppo poco. È una persona a cui io sono molto molto legata, perché sapete che noi abbiamo una famiglia piccolissima, siamo in 5 in tutto, quindi io, mia mamma, mia zia, mio zio e mio cugino. Mia zia è la sorella di mia mamma, c'è veramente sempre
stata vicina in qualsiasi momento della nostra vita. Sapete che la nostra vita, mia e di mia mamma, non è stata molto semplice. Abbiamo attraversato parecchi momenti molto molto delicati e complicati. Abbiamo vissuto cose abbastanza forti e mia zia c'è sempre stata, e per quanto possa essere scontato non è per niente banale, perché io non sono della filosofia che solo perché è un tuo parente di sangue allora devi volergli bene a prescindere. Per quanto sarebbe bello, oggettivamente non è quasi mai così e io lo so molto bene. Quindi nonostante sì, è vero, sia la sorella di mia mamma, non è scontato che ci siano sempre state l'una per l'altra, non è scontato che all'età di 60 e 65 anni siano ancora così legate, non è scontato che abbiano attraversato entrambe dei momenti molto brutti, una per dei motivi, una per altri motivi, però che si siano sempre supportate tantissimo. Infatti io ammiro moltissimo il loro rapporto, è veramente bello e sono veramente contenta per entrambe che abbiano una persona così su cui contare. Mia zia appunto ha sempre pensato tantissimo agli altri e non ha mai messo al primo posto se stessa. Non mi piace parlare moltissimo di soldi sui miei profili, però senza entrare troppo nei dettagli, comunque lei nei momenti più difficili per me e mia mamma c'è stata molto vicina anche a livello economico. Da quando sono piccola ho sempre detto che una volta diventata grande, una volta diventata adulta e indipendente, subito dopo essermi comprata la mia casa, il mio primissimo obiettivo sarà quello di ripagare in piccolissima parte tutto quello che hanno fatto mia mamma e mia zia per me. Ora come ora sono grande, sono diciamo adulta, ho 21 anni, però non sono ancora totalmente indipendente, nel senso che vivo ancora con mia mamma e non mi occupo totalmente io delle mie spese, la maggior parte sì. E quindi parlando di questo argomento insieme a mia mamma, insieme al mio ragazzo, continuavo a ripetere: appena potrò permettermelo vorrò ripagare mia zia per tutto quello che ha sempre fatto, appena diventerò grande, appena riuscirò a raggiungere determinati obiettivi. Ho riflettuto e ho pensato: è vero, magari ora come ora non posso fare grandissime cose perché ancora sono relativamente piccola e ancora appunto non mi mantengo totalmente da sola, non posso per dire comprarle una casa intera, però comunque posso partire dalle cose un po' più piccole tra virgolette, posso iniziare già ad agire adesso in questo momento con quello che posso. E ho acquistato un iPhone 15 Pro Max, le ho comprato anche la cover, le ho anche fatto mettere la pellicola, poi sono andata a casa sua e le ho fatto questa sorpresa. Ovviamente lei si è arrabbiata tantissimo, ironicamente per modo di dire, però non voleva che io spendessi tutti quei soldi per lei, voleva che io pensassi a me, al mio futuro, ma allo stesso tempo erano veramente mesi se non anni che lei voleva cambiare il suo telefono, perché in tutto questo non credo di averlo detto, lei aveva un iPhone 11 e l'aveva comprato appena era uscito, quindi ormai ce l'aveva da 6 anni tipo. Specifico prima che magari si possa fraintendere la questione, so benissimo che le cose importanti della vita non sono oggetti, non sono cose materiali, sono a conoscenza del fatto che sicuramente per essere riconoscente a una persona non devi comprarla, diciamo, ma devi esserle vicina emotivamente, ma questo mi sembra proprio la base, cioè io lo do proprio per scontato, solo che volevo fare qualcosina in più perché mia zia aveva appunto questo desiderio di cambiare il telefono da tantissimo tempo, però paradossalmente quando noi abbiamo cambiato casa, ovvero pochi mesi fa, lei ci ha aiutate tantissimo come al solito, come vi ho detto nel video precedente. Moltissime delle cose che abbiamo messo in questa nuova casa ce le ha regalate proprio lei, pensa sempre a noi, a renderci felici, anche a farci qualche piccolo regalo, a toglierci qualche sfizio, a prenderci qualcosa che ci piace, e le cose per lei ancora non le aveva comprate. Ho voluto fare questa piccola parentesi perché ci tenevo a raccontarvi questa piccola storia, a raccontarmi ancora di più. È stato tra l'altro, penso, il mio primissimo regalo che io abbia mai fatto a mia zia totalmente da sola. Detto questo, passiamo alle unghie del mese. Questo mese, come vi avevo già spoilerato, ho fatto queste unghiette qui bellissime, super semplici, perché dopo tutta l'estate ad avere le unghie bianche perlate avevo bisogno proprio di ritornare al nude classico. Le ho fatte come al solito da Allustinia Milano, sono venute benissimo perché vabbè, ormai lo sapete, le farò a vita da loro e tuttora le ho, ma infatti domani le vado a rifare perché direi che è arrivato il momento. E se
siamo arrivati all'ultima categoria, ovvero l'evento barra la novità del mese. Per quanto riguarda la novità, vi posso dire, anche se in realtà se mi seguite su Instagram lo sapete già, quindi cosa fate? Perché non mi seguite ancora? Cosa state aspettando? Correte! Ho cominciato ad andare ogni settimana in Virgin, la famosissima palestra, ad allenarmi, e proprio in Virgin ho cominciato anche a fare lezione di Pilates. È stata la primissima volta in vita mia che ho provato Pilates, non l'avevo mai sperimentato e sono seguita da una personal trainer ovviamente. Ogni settimana vi metto qualche video nelle mie storie dove vi mostro una piccola parte dell'allenamento di quella settimana appunto, e mi sto trovando benissimo, mi sta piacendo moltissimo, mi affascina un sacco e sto vedendo anche dei bei risultati tra l'altro, quindi sono super super soddisfatta. Però lo sapete già, ve l'ho detto già parecchie volte, nei prossimi mesi ci saranno grandi novità per quanto riguarda questa collaborazione che avverrà tra poco insieme a Virgin, quindi non vi preoccupate perché sì, finalmente vedrete i miei allenamenti, ve li mostrerò, sarò affiancata appunto da Virgin, quindi non potrei essere più felice di così. Però si svolgerà su Instagram, quindi dovete per forza seguirmi lì. E per quanto riguarda invece l'evento del mese, direi che posso parlarvi del fatto che io sia diventata zia. Non ci credo ancora, ve lo giuro, mi fa stranissimo dirlo. Sono diventata zia nonostante io non abbia fratelli e sorelle, però la sorella maggiore di Simo ha avuto una bambina questo mese, ha partorito il 21 settembre, se non sbaglio. È una femminuccia, si chiama Alisea, è bellissima veramente e sono super emozionata, super contenta di essere zia. Faccio una piccola parentesi perché c'è stata un po' di confusione a riguardo su Instagram, siccome lì nelle storie, come al solito, vi ho già annunciato il fatto di essere diventata zia e vi ho già mostrato quando sono andata per la prima volta a vedere la bambina. Simone ha due sorelle che sono entrambe maggiori di lui, nel senso che lui è il più piccolo tra i tre. Poi ha anche un fratellino che è piccolo piccolo, ha 5 anni, però io dico sorella maggiore perché è la più grande tra le due sorelle appunto, nonostante siano entrambe maggiori di lui in realtà. Quindi la sorella che ha partorito non è la sorella che tutti conoscete, perché in molti credevano che avesse partorito Martina, che è praticamente nostra coetanea, nel senso che ha 23 anni e noi ne abbiamo 21, quindi ha letteralmente la nostra età, e credo che sia l'unica che conoscete, che Simo vi ha presentato, vi ha fatto vedere sul suo canale YouTube, su Instagram, insomma vi ha fatto conoscere. Però non è lei. Ha un'altra sorella che invece è molto più grande perché ha 38 anni ed è lei che ha partorito ed è diventata mamma. Questo qui era il video, spero tantissimo che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia o che in qualche modo vi sia stato utile. Se è così, lasciate un bel pollice in su per farmelo sapere e per farmi continuare questa tipologia di video ogni mese. Iscrivetevi al mio canale e seguitemi su tutti i miei social se non l'avete ancora fatto, perché non c'è motivo per non farlo, mi raccomando, vi aspetto. Io vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo domenica prossima sempre alle 19 con un nuovo video. Ciao!